La settimana scorsa abbiamo iniziato con 1 Corinzi 16, versetto 9, dove dice: una porta mi è stata aperta, ma ci sono molti avversari. Con ogni occasione presentata dal Signore al popolo di Dio affinché avanzi, già deve capire che per avanzare significa una battaglia. Questo era il motivo per cui un viaggio di 11 giorni sono voluti 40 anni, perché il popolo non era abituato alla battaglia, al combattimento. E il Signore dice: sicuramente se passiamo da questa strada dove ci vorranno solo 11 giorni, il popolo se ne torna indietro, si arrenderà facilmente perché non conosce la battaglia. E sarebbe veramente da bambini pensare che nella vita non ci siano battaglie, combattimenti. Ci sono combattimenti purtroppo contro malattie, contro la povertà e tante altre cose. Ma la battaglia più importante che la Chiesa affronta non è quella personale, ma è quella per avanzare il regno di Dio. C'è un motivo per cui il Signore ci dice: bisogna morire a noi stessi. Perché per quanto riguarda la vita personale, si è morti a se stessi e quindi non si riconosce nemmeno la presenza di una battaglia. Perché per quanto riguarda la mia vita è stata tutta una battaglia. Ma più sono morto a me stesso, meno capivo che ci fosse una battaglia in corso. E più mi fidavo di Dio e sono cresciuto in questa dipendenza sul Signore. A volte pensiamo che il tutto di noi, avanzare le nostre agende, i nostri progetti e propositi, è una battaglia. Ma se non è stato il Signore a dirti di prendere una certa strada o percorrere una certa strada, un certo percorso, e sarà una battaglia che dovrai lottare tu, da te stesso, da solo. L'unica impresa che vogliamo davanti a noi sarà quella di combattere dove sappiamo in assoluto che la vittoria è già procurata. Quanti di noi vogliamo combattere qualcosa che già a monte sappiamo che perderemo? Io credo che Dio ha grandi cose preparate per il suo popolo. Io ci credo. E ancora li dobbiamo vivere, ancora li dobbiamo vedere, ancora non li abbiamo visti, ancora non siamo passati per quella strada, non abbiamo ancora avuto quella soddisfazione, quella immensa soddisfazione di aver proprio esaurito tutte le possibilità
che Dio ci ha messo davanti. Mi pesa tanto, ve lo dico sinceramente, mi pesa tanto il fatto che la Chiesa ancora è rimasta per la maggior parte intrappolata nelle proprie battaglie, le battaglie personali. Che ancora stiamo lavorando, stiamo lottando per vincere in qualche modo e avere qualche soddisfazione personale. Io e Lidia abbiamo fatto una decisione. Noi combatteremo per avanzare il regno di Dio e il Signore combatterà per noi a livello personale. Vorrei che tutti voi capisse questa situazione, questo modo di vivere. Ci deve essere quasi, e non voglio uscire dal tema, ci deve essere quasi un disimpegno, se così si può dire, un disimpegno da me, cioè parlo di me stesso, un disimpegno per procurarmi, anzi vi dico questo, quanti voi quando qualcuno è ammalato in casa vostra pregate per la persona in casa vostra che è ammalata? In tutti gli anni cresciuto sotto mio padre e in casa sua non ha mai pregato per me. Pregava in disparte, sì. Perché lui aveva fatto già un accordo col Signore. Io mi prendo cura della tua casa e tu ti prendi cura della mia casa. Ho imparato da quella esperienza, da quella realtà. Per cui io e Lidia non combattiamo per... non abbiamo motivo per combattere. E miracolosamente il Signore diverse volte è intervenuto in casa nostra. Miracolosamente, sia con me, con Lidia, ma non siamo andati al Signore per dire interviene, cioè, no, si prenderà cura di noi. O ci credo o non ci credo. Se non ci credo, mi armerò in tutte le maniere possibili per condurre il mio combattimento e ottenere la mia vittoria per la mia casa. Ma se la mia casa è sottomessa alla sua autorità, io devo credere che sarà lui a prendersi cura della mia casa. Sono responsabile per i miei figli perché li ho cresciuti per il Signore, ho fatto quella parte. Io e Lidia sappiamo di appartenere al Signore e sappiamo che lui stesso si prenderà cura di noi. Tutti, ascoltatemi, tutti siamo presi da preoccupazioni per la nostra sopravvivenza, perché abbiamo bisogno di farcela e in tutti i modi ci adoperiamo e controlliamo. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che il Signore è già interessato della tua vita, è interessato del tuo futuro, è interessato per la tua salute, è interessato per la tua protezione, come alcuni tra di noi hanno visto. Tanti di noi abbiamo vissuto un trauma questa settimana, dove abbiamo visto campi a fuoco. E lì ci siamo presi 3 giorni, siamo andati da Cireale in un resort per rilassarci, che si mutavo fino a già. Ma il fuoco è arrivato davanti, dall'altro lato della strada, ma non ha toccato mai quell'albergo dove eravamo noi. Fino lì ci ha protetto. Tanti se ne sono scappati.
hanno mollato, se ne sono andati. Al punto dove io e l'idea ci siamo chiesti, che facciamo? Andiamo pure noi, ci andiamo pure noi o no? Che cosa facciamo? Rimaniamo. E poi ci siamo seduti e abbiamo detto, Signore, che cosa dici tu? Dentro di noi sentivamo pace. E abbiamo detto, noi rimaniamo. Lascialo scappare. Però vi assicuro che l'allarmismo o lo spirito dell'allarmismo, se posso chiamarlo così, era tutto intorno a noi. Gli allarmi erano costanti. E poi quando si guardava, abbiamo fatto delle foto, ma c'erano delle pampate così. Ma sto parlando di 40 metri di altezza da mettere paura a tutti. Forse alcuni di voi l'avete visto. Per noi ero davanti a noi, li guardavamo questo signore davanti alla strada e dicevamo, Signore, soffia il tuo vento, soffia verso il mare, soffia nella direzione opposta. E non ci ha toccato. Alleluia. Se tu ti adoperi per il regno di Dio, Dio si adopera per la tua casa. Dobbiamo capire questo concetto. Proviamo a mettere questo di nuovo. Ok. Vi racconterò delle cose. Anzi, Pastore Nicola, vieni qua. Se c'è un microfono. Alleluia. Che cosa è successo? Cosa è successo verso le 4:30 del mattino, le 4? A luna. Che cosa è successo? Racconta. Esperienza molto, molto grave per l'uomo, per la persona, per le persone, tutte quelle che sono state lì, che hanno vissuto questi momenti. Da smarrirsi, svegliati dalle sirene dei vigili, del fuoco che salivano e scendevano dalle strade con gli altoparlanti gridando abbandonate le case, subito, sbrigatevi, muovetevi. C'erano delle fiamme davanti a casa mia, nella montagna alta, che si sviluppavano in mezzo ai boschi. E salivano, come diceva il pastore Filippo, 30 metri alti, fiamme impressionanti che si avanzavano straordinariamente, perché il vento che saliva da Scirocco, la temperatura era caldissima, c'erano 40 gradi, era come una tempesta in avanzamento, una tempesta di fuoco. E dovevamo scappare di casa. Non sapevamo come vestire, quello che dovevamo mettere, quello che dovevamo prendere per le esigenze al momento. E correvamo per la casa, tutti e quattro, noi. Una scena da ridere, ma... Ora si ride. Una scena da ridere. Facevo io, cosa faccio? Scendo, salgo... Metto una cosa da prendere sul tavolo, poi mi dimentico dove l'ho messa. Corri per tutta la casa dove l'hai messa. Insomma, è stato un panico assoluto, perché l'esigenza era scappare da casa e di portare l'indispensabile. Basta, dopo circa 10 minuti siamo riusciti a scendere di casa. Abbiamo preso le macchine e tutto quello che avevamo fuori, noi e i nostri vicini. E nelle strade sapete cosa c'era? Fumo che scendeva, che saliva dalla vallata, fuoco e fiamme dappertutto,
non si vedeva quasi nemmeno la strada. Si vedevano i lampeggianti dei vigili che erano dappertutto. Abbiamo preso le macchine e siamo scappati verso sotto, saliti e poi scesi verso Faro Superiore. C'era tanto di quel fumo che mia moglie diceva: non posso stare più qua, scendimi verso sotto perché non riesco a respirare. Insomma, questa cosa è durata tutta la notte. Sale, scende. Poi qualcuno ha visto, perché io non mi sono... avevo lasciato le ragazze, sono volute ritornare perché le fiamme si erano quasi allontanate. Allora le ragazze erano stanchissime, sono volute rientrare a casa, avevano pure il gattino che mi ha fatto impazzire. Dice: vediamo se non ritornano le fiamme, noi ci stiamo a casa. Va bene. Dopo qualche ora sono dovuto scappare a casa perché i vigili hanno combinato, dice: dovete lasciare tutti, scappate, non scendete più verso le case, perché c'era qualcuno che ritornava a casa per vedere com'era la situazione. E qualcuno, un fratello che abita vicino a me da lontano, mi disse dopo, non me l'ha detto subito, dice: la tua casa, come attorno alla casa avevamo i cipressi che sono alti circa 15-20 metri, la tua casa, dice, non si vedeva più perché hanno preso fuoco i cipressi e le fiamme erano alte 30 metri. Ogni tanto con il vento spostava la fiamma e si vedeva la casa. Basta per tirare, diciamo così, il discorso, il Signore ha messo delle barriere perché si sarebbero spaccati i vetri delle finestre, sì, per il forte calore. Infatti, quando poi alla fine siamo ritornati a casa la mattina, i vetri non si potevano toccare. E il Signore non ha permesso che si bruciassero gli ultimi tre cipressi che si avvicinavano proprio a toccare la casa. Ha fermato la barriera del fuoco lì. E vi dico, tutto intorno c'era, come si usa dire, il paesaggio lunare, tutto nero, bruciato, terra e tutto fuoco, e tutti gli arbusti della campagna, tutti all'impiedi neri. È un aspetto terribile, mentre c'era un verdeggiante spettacolare, glorioso, abbiamo lasciato ora tutto un disastro. Ma dappertutto, noi abitiamo a Curcuraci, Massa Santa Lucia, Massa, tutto bruciato, tutto, dappertutto. Sceso fino a mare, considerate, il fuoco con il vento è arrivato fino nell'acqua, in mare, a Tono, a Casa Bianca. Perciò ha distrutto tutta la zona di Massa, di Curcuraci, fino al mare. È una cosa impressionante, e noi abbiamo vissuto direi un 5 ore, 6 ore nel disastro. Sapete, il cuore di un uomo, non vi dico che io, la mia speranza era nel Signore, ero sicuro, tranquillo, però tranquillo quello che lasciavo uscire da me, dagli occhi, con la gente, ma dentro di me facevo: Signore, là c'è casa mia, veditela tu. Ed ero sicuro di quello che avevo lasciato. Voglio dire questo, che l'esperienza che uno acquisisce, accumula nel Signore, nella gloria di Dio durante la vita, manifesta nei momenti speciali. In questi momenti, se non hai la fiducia in Dio, sei perduto. Sì. Alleluia. Diventi peggio di quelli che non conoscono il Signore. Invece l'esperienza che il Signore mi ha fatto fare nel tempo, e io dico, è impossibile, Signore, distruggi tutto, non è possibile. E stavo così tranquillo dentro di me, vedevo un po' il disastro intorno e tutti coloro che scappavano e piangevano, gridando. Io ero tranquillo, perché il Signore manteneva una certa tranquillità dentro di me. Infatti il fratello mi disse, dice: guarda, la tua casa sicuramente c'era una protezione, per forza, perché le fiamme arrivavano nel cielo e la casa era tutta immersa dentro le fiamme. Io dico: Signore, gloria al tuo nome. Sì. È uno spettacolo sapere che il Signore è con noi. Sì. E questo ti dà forza, ti dà quella grinta per dire: Signore, abbiamo creduto in un Dio spettacolare, glorioso. Alleluia. Che fa spettacolo in mezzo al popoli, in mezzo a tutta la terra. Dovunque c'è Lui, c'è lo spettacolo di Dio, la gloria di Dio. Perché la gloria di Dio è spettacolo davanti ai suoi figli. Amen. Non so, potrei dire tante cose, però questa è l'esperienza grandiosa. Abbiamo lasciato un disastro, però volevo dire un'altra cosa che mi ero
Nel capitolo 19 di Prima Re, dove parla di Elia nel deserto, quando il Signore dice esci dalla grotta, e allora dice un forte vento passava e schiantava le rocce, ma il Dio non era nel vento. Poi un terremoto, ma il Dio non era nel terremoto. E dopo un fuoco, ma il Dio non era nel fuoco. Alleluia. Dopo il fuoco, un suono dolce e sommesso. E lì c'era l'Eterno che passava. Alleluia. Nel suono dolce. E noi abbiamo un suono dolce dentro il nostro cuore, nella nostra anima, che ci accompagna in tutta la vita. E vi dico un'altra cosa. Con questo suono dolce e sommesso, io penso una cosa. Che dopo il fuoco che è passato veramente, che possiamo toccare con le mani e vedere con gli occhi, arriverà il suono di Dio. Alleluia. Perché lui, quando, come dice in Geremia, distruggi, abbatti, perché poi devi ricostruire. Amen. E questa sarà, da questo momento io credo che arriverà una costruzione, una ricostruzione da parte di Dio, che succederanno delle cose straordinarie. Alleluia. Voglio dare gloria a Dio con tutto il cuore davanti a voi nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Cosa meravigliosa. Apriamo le scritture in Atti capitolo 14, versetto 21. C'è un motivo per cui volevo che il pastore Nicola raccontasse la storia, me l'aveva già raccontata. Però è chiaro dalle scritture che durante le piaghe di Israele il popolo di Dio dovette affrontare le prime tre piaghe. Le prossime sette piaghe furono risparmiate. Guardandoci intorno, almeno di quelli che conosco, non c'è stato un credente qui a Messina che ha detto ho perso. Qualcuno direbbe, ma è veramente questa come una piaga? Apocalisse, capitolo 9, se non sbaglio, parla delle sette piaghe. La prima piaga a colpire la terra era grandine e fuoco. Il nord ha preso grandine, il sud ha preso fuoco. E di questo noi, il popolo di Dio in particolare, non può avere paura. Perché quelli che camminano fedelmente con il Signore e che hanno fiducia di Lui saranno protetti. Alleluia. Il processo è duro, diciamo insieme, il processo è duro. Per raggiungere quella porta aperta di cui si parlava, il processo, per arrivare, il processo è duro. Atti capitolo 14, dal versetto 21, leggiamo: e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli e esortandoli a perseverare nella fede, e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Cioè il processo non è facile, no, il percorso non è facile. Ci saranno difficoltà. L'Apostolo Paolo aveva capito questo concetto. Per questo disse: c'è una porta aperta davanti a me, ma ci sono molti avversari. So che ci saranno tante battaglie. Ma il popolo di Dio alla fine vince, perché Gesù 2000 anni fa ha vinto una volta e per sempre. Dobbiamo capire questo concetto. Andiamo a Luca, capitolo 14, versetto 25.
Luca 14, versetto 25 dice: or grandi folle andavano a lui ed egli si rivolse loro e disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle, e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Il Signore qui ovviamente non sta parlando di odio, ma che sembrerebbe quasi come odio, che si ama Dio così tanto, che sembrerebbe quasi come odiare quelli che noi riusciamo ad amare. Dice: chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Abbiamo parlato ultimamente, molti sono chiamati e pochi sono gli eletti. Molti sono chiamati ad un'opera. Sapete che nella scrittura 400 persone sono stati chiamate al ministero o a ubbidire il Signore, 400, e di questi 400 solo 80 hanno perseverato fino alla fine per fare tutto quello che Dio gli aveva comandato. Chi di voi, infatti, versetto 28, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo? Quando il Signore ci chiama, tutti siamo entusiasti della chiamata di Dio. Oh Signore, io andrò, io farò, io dirò, io, sempre io. Il Signore si dice: se non ci metti un di davanti a due io, non funziona niente. Perché deve essere Dio, non io. La verità è che i credenti in generale, senza stereotipare, proverò, ma i credenti in generale hanno l'innato desiderio di voler servire e seguire il Signore. Non siete d'accordo con me su questo? Quanti di noi non vogliamo seguire il Signore? Non c'è nessuno qui dentro. Ma se dico quanti di noi veramente vogliamo seguire e servire il Signore, ci sarebbe anche un amen. Speriamo. Seguire e servire il Signore richiede qualcosa dalla nostra vita. Una decisione. La settimana scorsa abbiamo parlato della circoncisione del cuore. Se il cuore non è circonciso al volere di Dio, ci sarà sempre qualcosa che vorrà farci causa per farci mollare il progetto di Dio. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Mi piacciono le parole di Giosuè quando ha detto: voi non potete servire il Signore, ci disse. Come? Che mi stai dicendo, che io non posso servire? Certo che posso servire il Signore. Io voglio essergli ubbidiente, ma fino a che punto? Fino a che punto siamo ubbidienti al Signore? C'è qualcuno che può interpretare ubbidienza all'ennesimo come disavvedutezza assoluta? E chi può interpretare anche un abbandono totale al volere di Dio si interpreta come essere religiosi e radicali? Se c'è questa considerazione ancora, è perché ancora tu personalmente non sei venduto a Dio. Solo un amen, però. Non vi dico di alzare le mani, ma se non siamo venduti per l'opera di Dio, rimarremo sul margine della strada e guarderemo gli altri che stanno vivendo nella piena realizzazione e soddisfazione di un'ubbidienza gradita a Dio.
Il Padre è sempre con me, disse Gesù, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. E noi facciamo le cose che piacciono a Dio e sappiamo che Lui è con noi. Ha voglia che c'è il fuoco, ha voglia che ci sia acqua. Non importa quello che ci può essere. Se siamo venduti per il Signore è venduto. La scrittura dice che se noi siamo infedeli, Lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Se io sono infedele, Egli lo stesso rimarrà fedele alla sua persona, perché Lui non può rinnegare se stesso. Questo può essere visto da attraverso un prisma dove ci sono tante sfaccettature a questa realtà. Ma come credenti in ubbidienza al Signore, qui non stiamo parlando di salvezza e non salvezza. Stiamo parlando del raggiungere in ubbidienza il proposito di Dio, il traguardo che Dio ha messo davanti a noi. Non vi nascondo che io nella vita diverse volte ho avuto difficoltà e nelle difficoltà ti assicuro che la cosa che, anzi parlo di me, parlo anche di Lidia, le cose che ci ha mantenuti fedeli era il fatto che eravamo già venduti. Noi vogliamo essere venduti al Signore fino a quando ci è conveniente. Il pastore Nicola, la sorella Teresa, potevano pure perdere la casa. Però ne sono convinto, li avrei sempre visti con la mano all'aratro, senza voltarsi indietro, venduti. E quanti vengono perché pensano che il Signore gli fa un miracolo? Il miracolo non succede, cominciano a raffreddarsi nei confronti di Dio e adesso tutte le altre cose adesso hanno più importanza dell'essere fedeli alla chiamata di Dio. Abramo è un esempio, che il Signore mi aiuti, non riuscirò a finire questa domenica, ma che il Signore ci aiuti. Abramo, chiamato da Dio, con le promesse di Dio che gli stavano davanti, promesse di essere il padre di un grandissimo popolo, il papà della fede, continua a invecchiare, diventa ogni giorno che passa e non succede mai, e chissà come Dio lo farà, ma la scrittura ci dice che lui ubbidì il Signore senza tentennare. Non ha avuto un piede dentro, un piede fuori. Un piede dentro e un piede fuori ti fa tentennare. Mette dei dubbi nella tua mente, in particolare della fedeltà di Dio e se le sue promesse verranno o meno a compimento. La difficoltà che abbiamo come credenti è di credere a Dio quasi ciecamente. Io non so come stavano camminando in mezzo alla notte, non vedo niente, abbiamo difficoltà a vedere tante cose, ma sappiamo che Dio, il nostro Dio, è un Dio fedele. Se tu ne hai calcolato il prezzo,
e sei venduto al Signore e alla sua opera, non baderai al fumo che ti sta davanti agli occhi. Non baderai alla casa, dirai solo: Signore, veramente, chi te non è a mia casa, chi te è a tua casa? Tu ti prenderai cura di me. Alleluia. E quando sarà il momento per me di venire davanti al tuo trono, eccomi. Amiamo così tanto la nostra vita? Amiamo così tanto il nostro entrare, il nostro uscire, i nostri progetti, ogni programma di vita? Li amiamo così tanto da dubitare? E se Dio non interviene in questa situazione, quale sarà la mia reazione? Come reagirò? Forse tutti aspettiamo il tappeto rosso. Tutti vogliamo il tappeto rosso. Io sono un figliolo di Dio. Io credo nella corona. Io credo che siamo seduti in Cristo alla destra di Dio Padre. Io credo che il Signore ci ha dato autorità in questa terra. E nessuno camminava con quell'autorità come camminava l'Apostolo Paolo. Però lui sapeva che ogni volta che entrava in un paese gli aspettavano ogni cosa di ogni tipo di orrore. Aspettava. E lui, infastidito che gli altri gli dicessero: ma non ci andare a Gerusalemme, là ti uccideranno, e là che cosa faranno? Ti arresteranno, non ci andare là. E a un certo punto Paolo ha dovuto prendere le loro mani: ehi, togli le mani dalla mia vita, togli le mani dal mio corpo, non mi toccare, io sono pronto anche a morire per il Signore, questa è la mia vita. Sai perché? Perché era siamo una comunità, e credo che questa comunità, vorrei crederci che siamo tutti venduti per l'opera di Dio. Io vorrei crederci che non veniamo qui a visitare, ma che siamo qui con le mani all'aratro e spingiamo tutti. Se vinciamo, vinciamo tutti insieme, e se perdiamo, perderemo tutti insieme, ma almeno stiamo lavorando tutti insieme in sintonia. Che talora, avendo posto il fondamento, versetto 29, posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Wow, non ci pensavo, non ha calcolato il prezzo. Per questo Paolo poteva dire, come ho detto la settimana scorsa: avete iniziato nello spirito, adesso state continuando a finire, andando a finire nella carne. Avete iniziato bene, avete posto anche un buon fondamento nella vostra vita. C'è un fondamento solido, la verità la conoscete, c'è un buon fondamento ed è solido dentro di voi, però la costruzione è quello che viene sopra. C'è un motivo perché vi sto parlando così stamattina. Tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero, quale re, andando a far guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene contro con 20.000. Già come punto di partenza il Signore sta dicendo: guarda, i nemici saranno in maggior numero di quelli che di quanto siete voi. Saranno sempre come minimo il doppio. Non parlare con Gedeone, che inizia con 32.000 e va a finire con solo 300.
E il Signore gli dice di bastano, non ti preoccupare. È un altro che va ad assumere 100.000 soldati e li ha pagati per assicurarsi una vittoria. Poi viene il profeta e dice, ma che fai con tutti questi? Mandali a casa, perché anche se hai questi 100.000 soldati, perderai ugualmente. Ma se ti fidi di Dio, lui combatterà la tua battaglia. Tu non hai bisogno di stare altri 100.000. Ma come tutti i soldi che pagai? Non ti preoccupare. Dio può anche ridarti tutti quei soldi. Cioè, perché dipendi dall'uomo e dalla capacità dell'uomo? Perché non dipendi da Dio? In tutte le cose, calcolarne il prezzo significa capire che è una volta che uno si vende per l'opera di Dio, si vende per la sua casa, rimane vincolato agli occhi di Dio ad una verità, ad un futuro, ad una speranza, alla gioia, al voler vedere il di più, ad amare Dio, a volere Dio. Fratelli, quando noi cantiamo, vogliamo vedere te, vogliamo vedere la tua gloria, non stiamo buttando parole in aria, noi stiamo dicendo veramente, noi vogliamo vedere te. Sai perché? Perché siamo venduti! Ovvero, quale re andando a far guerra contro, abbiamo letto, dice, se no mentre quello è ancora lontano gli manda un'ambasciata per trattare la pace, così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Che cosa sta dicendo? Chi vuole essere un discepolo del Signore? Non alzate le mani, non volete essere vincolati da questo, ma la verità è che se tu nel cuore hai la mano alzata, stai dicendo, Signore, tu puoi contare su di me per vita e per morte, io sono davanti a te e tu mi potrai usare ogni momento della mia vita, perché io ci sono. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere mio discepolo. Mi ricordo di un altro passo di scrittura, dice, Signore, prima devo andare a seppellire mio padre, dice, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Signore, devo andare a casa, devo mettere le cose in ordine. Sai, Signore, ho comprato dei buoi, li devo provare. Mi sono appena sposato. Dove sai questa cosa? Io sono appena sposato, tu lo sai. E per questo Gioele dice, è tempo che lo sposo e la sposa escono dalla loro camera nuziale. Stiamo dicendo questo non perché il Signore vuole toglierti la gioia di vivere, ma perché vuole che tu ne faccia una priorità della sua opera. Il sale è buono, ma se il sale diviene insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? Esso non serve né per la terra né per il concime, ma è gettato via. Chi ha orecchi da udire, oda. Un altro passo e poi chiudo. Giovanni 12, 23. Giovanni 12, 23. Dice la persona accanto, è giunta l'ora. Giovanni 12, 23, dice Gesù, rispose loro dicendo, l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore. Quanti di noi siamo granelli di frumento? Ma se non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Quanti di noi vogliamo produrre frutto e rimanere in vita? Non funziona. Che cosa sta dicendo? Se non sei venduto fino alla morte, rimarrai solo nella solitudine, tu e la tua fantasia.
Ma se scegli di morire a te stesso e dichiarare non solo nel canto, ma con la tua vita personalmente davanti al Signore, dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io sono morto a me stesso ed è Cristo che adesso deve vivere la sua vita in me. Se non arriva quel momento, non sarò mai venduto. Sono ancora in vita. Mi aspetta solo la solitudine. Rimane solo. Chi ama la sua vita? Forza, chi ama la sua vita, che cosa succede? La perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ripetiamo queste parole perché sono importanti. Se uno mi serve o sta servendo la mia causa, che è fedele alla chiamata di Dio, cioè se è stato trasferito dalla chiamata all'elezione, non solo chiamati ma eletti, il Padre l'onorerà. Fratelli, ascoltatemi, questo non è un vanto. No, ascoltatemi bene, capite il mio cuore. A volte lo diciamo anche l'uno all'altro, ma non ti senti coccolato? Certe cose che non meritiamo il Signore ce li dà ugualmente. L'onore che Dio dona a quelli che sono venduti. Essere venduti è un onore. Non più contare per se stessi è un onore. È la gloria del regno. Non di sudditi, ma di re con la R minuscola che seguono e servono il re con la R maiuscola. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora l'anima mia è turbata. Guarda qua, Gesù qui è venduto. Ah. Ora l'anima mia è turbata. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Per questo quest'opera è giunta a quest'ora. Lo ripeto. Per questa opera ha raggiunto questo momento perché è il tempo dell'adempimento di una visione da parte di Dio. Molti hanno lavorato instancabilmente per anni e non l'hanno visto. Riflette a tutti i profeti dell'Antico Testamento che hanno profetizzato la venuta di Gesù ma non l'hanno visto con i loro occhi. E c'era un Simeone. Signore, permetti che i miei occhi rimangano aperti. E il giorno in cui lui vide Gesù, il bambino, ha avuto l'approvazione dello Spirito dentro di lui che disse: adesso me ne posso andare, l'ho visto con i miei occhi. Alleluia. Venduto. Anna, venduta per il Signore. E Gesù arriva a questo momento dove deve offrire la sua vita come sacrificio sull'altare, sul Calvario. Dice: è turbato dentro di me, vorrei che questo tempo passasse, ma so che la devo affrontare perché c'è una gioia dall'altro lato. Sono venduto. Ma per questo io sono giunto a quest'ora. Alziamoci in piedi. Nel 2006
In un sogno, mio padre, che rappresenta il Padre Celeste, mi disse: dobbiamo evangelizzare. L'anno scorso, in una visione notturna, vidi papà che usciva da dietro al pulpito e tutto ad un tratto lo Spirito Santo cominciò a muoversi. E io dissi: ecco, sta iniziando. Il 6 giugno di quest'anno arriva un tsunami. Forse alcuni di voi ricordate il tsunami. Sono uscito per dire alla gente: è tempo di rifugiarsi. È tempo di rifugiarsi. Volevo dire: è tempo di rifugiarsi nel Signore. Ecco il significato. Per quanti non l'hanno conosciuto, lo devono conoscere. Il 2 luglio, l'ho raccontato qui, l'uragano che batteva contro la casa e le canne che battevano contro la casa. E io dissi: è iniziato. 27 luglio, giovedì scorso, ho visto una tavola imbandita. Poteva essere 30 metri di lunghezza. Una tovaglia rossa, di colore rosso. E poi cibi succulenti a sazietà, come una montagna per tutto il tavolo. E io ero lì presente. Non racconto tutto il sogno, ma vi dico semplicemente che la tavola è pronta. La tavola è pronta quando tu sai che gli ospiti verranno. Gli invitati verranno. Se la tavola è pronta, infatti l'anno scorso ho fatto un sogno che il Signore veniva, ma la tavola ancora non era pronta. Giovedì pomeriggio era arrivato in chiesa qua. Guardo il cellulare, c'è una chiamata da parte di mia sorella, mi dice: Filippo, chiama la mamma perché la mamma ha bisogno di parlarti. Mi ha un po' preoccupato, mia mamma ha 96 anni, quasi 96 anni, e che ha problemi con la memoria. La chiamo per chiedere cosa è successo. La mamma mi racconta un sogno con tutti i dettagli, che ricorda bene. Camminava su un marciapiede che era molto lucido e incontro gli venne ovviamente la persona di Gesù, vestito da sposo, con il pavillon, come si chiama? Dice: era molto elegante. La raggiunge e le dice: dici a Phil di parlare alle genti di me. Se me l'avesse raccontato un'altra persona, chiunque, forse uno di voi, avrei pensato che sarebbero stati anche i desideri e avrei voluto anche delle conferme. Ma essendo mia mamma, che non ricorda quasi niente, ma ricorda il sogno in tutti i suoi dettagli, e mi chiama perché mi deve raccontare quello che Gesù le disse. Io credo che siamo arrivati ad un tempo come mai, e io credo che questo sarà l'adempimento del volere di Dio. Parlando con Lidia ieri, si parlava del ritorno di Cristo, e nello spirito ho sentito dire:
non dire più anni, ma inizia a dire mesi del ritorno di Cristo. E io smetto di dire tra qualche anno, io dico tra qualche mese. Il tempo sta arrivando. Ascoltatemi, non sto dicendo 2 mesi, 7 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 11 mesi, può essere anche 70 mesi, ma il Signore, per farci capire bene che è imminente il suo ritorno, sta dicendo non usare il termine anni, perché anni sembra essere decenni, ma mesi si può considerare anni. Siamo vicini al ritorno di Cristo, e in quanto a me e questa casa, Gesù potrà contare su di noi per andare a dire alle genti che Egli vive e che Egli li vuole salvare e soprattutto che li ama. Continuerò la prossima settimana, ma sappiate pure che il tempo è arrivato. Padre, grazie per la tua parola, grazie per come tu parli alla nostra vita. Signore, ne abbiamo calcolato il prezzo. Abbiamo venduto noi stessi a te e alla tua chiamata, e per questo tu ti prendi sempre cura di noi, in maniera sovrannaturale. Ma continuando e nei giorni a venire, vogliamo adoperarci per l'avanzamento del tuo regno, come non abbiamo mai fatto prima di oggi. Signore, dai a noi la lucidità spirituale di interpretare bene i momenti che tu ci offri. A te noi diamo la lode e la gloria, perché in quanto a me e questa casa, noi serviremo il Signore e adempiremo i tuoi progetti. Signore, che il tuo spirito si faccia sentire potente in mezzo a noi e che miracoli, Signore, siano visti non per opera di mano d'uomo, ma per il tuo spirito, non per forza e né per potenza, ma per il tuo spirito. Aleggia in mezzo a noi in maniera potente, Spirito Santo, e manifesta e rivela Gesù Cristo come non abbiamo mai sentito. Ti ringraziamo. Padre, benedici il tuo popolo. L'Eterno vi benedica e vi custodisca. Che gli faccia risplendere il suo volto su tutti voi. Vi dia pace, allegrezza. Sì, Signore. E ti preghiamo in questo momento per tutti quelli che sono ancora fuori, che ti hanno conosciuto. Signore, gli sviati, che ritornino, che sentino la tua voce. Signore, rivelati in sogni, visioni, potenti operazioni, affinché ritornino all'ovile ed entrino ancora una volta nel tuo proposito, con entrambi i piedi e un cuore unico verso di te. Ti diamo la lode e la gloria per Gesù Cristo il Signore. Amen. Amen. Dio vi benedica.